Cari amici, benvenuti all'Opera del Lunedì. Ho pensato di scegliere l'American Gothic, il gotico americano di Grant Wood, visto e considerato che abbiamo appena parlato de Las Meninas di Velázquez. Non dico che l'American Gothic sia Las Meninas del XX secolo, però in effetti un peso analogo ce l'ha, cioè la ritrattistica. E poi una ritrattistica molto particolare, nel senso che da un lato è evidentissima, potente, si presenta ai nostri occhi con una forza grandissima, e nello stesso tempo il significato sfugge, non è dichiarato. Come Velázquez in realtà non dichiarò cosa vuol dire veramente Las Meninas, anche Grant Wood non ha detto in realtà che cosa ha voluto dire. Sì, cioè dà delle spiegazioni, naturalmente. Lui racconta che ha visto questa casa in una cittadina della sua terra, Iowa. Gli è piaciuta e ha voluto rappresentare quelli che gli sono venuti in mente come possibili abitanti di quel luogo. Poi in realtà gli abitanti non sono affatto gli abitanti, i personaggi raffigurati sono altri, una è sua sorella, a quanto pare. L'uomo è il suo dentista, almeno questo è stato raccontato. Tra l'altro la sorella si seccò mortalmente, così dice la tradizione, perché il quadro di fatto nella nostra percezione rappresenta un marito e una moglie, e allora lei si seccò perché il dentista è molto più vecchio di lei, per cui dice, ma no, non è dignitoso. Cioè, cose inverosimili, incredibili, ma una cosa è certa. Tutto è stato fatto a caso, i due personaggi risulta che non hanno mai posato di fronte a quella casa. Cioè, Grant Wood ha fatto una costruzione mentale. La casa, sì, effettivamente è una tipica casa coloniale di quei tempi, e lui è un farmer, un contadino col suo forcone. Lei è vestita con un abito molto più antico dell'epoca. Il quadro è firmato, è datato 1930, come per creare un senso di tradizione. Queste sono due persone che appartengono a una tradizione severa e quasi quasi verrebbe da dire minacciosa. Cioè, ma che cosa ha voluto esprimere questo pittore? Perché questa immagine è così evidentemente emblematica, un simbolo universale? Tutti lo capiscono, anche se non sanno nulla di quel luogo, di quella mentalità, di quella cultura. Che cos'è l'Iowa? Chi è Grant Wood? È un pittore nato alla fine dell'Ottocento, è vissuto non moltissimo, 51 anni, è morto nel 1942. Questo quadro quindi era la sua piena maturità, nel 30. Certamente è un uomo immerso nella propria tradizione locale. Ma locale di che? Che cos'è l'Iowa? È uno degli stati del cosiddetto Midwest. Da che cosa è caratterizzato? Verrebbe da pensare da un grande conservatorismo, no? E questo si percepisce nel quadro. L'Iowa è la terra dei Sioux. Questa non è cosa da trascurare, e non è stata sempre americana. Per molto tempo l'Iowa è stato tra i paesi sotto il dominio francese. È chiuso dal Mississippi e dal Missouri, più americano di così. E volete saperne una? Sapete chi è un esponente significativo dell'Iowa, della sua arte, della sua mentalità? È John Wayne. John Wayne è nato lì. È un conterraneo di Grant Wood. E pensate un po'. Cosa curiosa, proprio nel 1930 uscì un film che consacrò John Wayne, il primo film che fece da protagonista. Si chiama The Big Trial, il Grande Sentiero, un capolavoro che fece un fiasco micidiale, tra l'altro, come spesso succede, girato da Raoul Walsh, un grande regista che, per la verità, poi la storia del cinema ha dimostrato non essere fino in fondo l'unico autore dell'opera. Questo non ci interessa niente. Ma di che parla questo film? È la storia dei pionieri che vanno verso l'Oregon. I pionieri. Ora,
Non vi sembrano questi due personaggi in qualche modo legati a quello spirito della frontiera, dei pionieri, dell'occupazione, del mantenimento quindi di una tradizione che in realtà è appena nata? Intanto, ma chi sono? Quella casa dietro di loro non ricorda un po' alcuna chiesa, non potrebbe essere una chiesa presbiteriana e non potrebbe essere dei presbiteriani, cioè persone dure che proteggono le loro credenze, la loro fede come assoluta, indiscussa, severissima. Beh, io non lo so, però una cosa è vera. John Wayne, per esempio, veniva da una famiglia presbiteriana ed è proprio un personaggio che più emblematico non si potrebbe immaginare. Voglio dirvi un altro interessante parallelismo che ci aiuta un po' a capire chi è Grant Wood e che cosa vuole dire. Nel Midwest, in quegli anni, rintracciamo un'altra grande figura di artista universale. E questo artista ci porta di nuovo a una coincidenza di date. Nel 1930, quando Grant Wood presenta al mondo, per la verità lo presenta all'Art Institute di Chicago, che dopo un po' lo comprerà, perché immediatamente si percepisce la smisurata e immensa grandezza dell'opera. Ma insomma, in quell'anno 1930, mentre il maestro conclude e presenta il capolavoro, accade una cosa interessante nella storia della cultura universale, che viene conferito il primo premio Nobel della letteratura a uno scrittore americano, a pochi mesi di distanza. Questo signore si chiama Sinclair Lewis. Questo nome forse dirà poco, ma in realtà è uno dei nomi sacri della storia della letteratura del Novecento. E da dove veniva Sinclair Lewis? Dal Midwest, pure lui, dal Minnesota, per essere precisi. Ma c'è in effetti un'unione culturale, spirituale di questo aggregato di stati, a voglia se c'è. Sinclair Lewis era stato uno di quei grandi scrittori americani che nel corso degli anni 20 avevano prodotto tutta una serie di opere che erano una sorta di immenso bilancio, immensa verifica, immensa meditazione sulla presenza dell'America, degli Stati Uniti d'America, nel grande consesso mondiale a seguito dell'intervento degli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale. Ricordiamoci che gli Stati Uniti intervengono alla fine, nel 17, e guarda un po' in connessione a un altro evento appena avvenuto, la rivoluzione russa, che è del febbraio 17. Gli Stati Uniti intervengono poco dopo, e perché lo fanno? Perché è necessario frenare la terribile barbarie che viene dall'Europa e le minacce economicamente. Certo, si erano sparse delle strane voci che, ad esempio, il Messico si era alleato con gli imperi centrali per attaccare gli Stati Uniti, cose probabilmente fantasiose, ma intanto, scrittori come Sinclair Lewis, che legato a filo doppio con l'Europa, come Grant Wood del resto, ma Grant Wood da giovane era andato a studiare a Berlino, conosceva la Neue Sachlichkeit tedesca, la nuova oggettività, il contatto con la grande tradizione della pittura fiamminga del Rinascimento, ma lui sapeva tutto. Sapeva tutto, come sapeva tutto Sinclair Lewis, il quale nel 22 aveva pubblicato uno dei più grandi romanzi della letteratura universale, Babbitt. E Babbitt è una rappresentazione di questo mondo americano che da un lato si sente legato a tradizioni profondissime, dall'altro è in realtà appena nato. E io vi dico una cosa, ma questi due personaggi di Grant Wood, come ci guardano? Sono bonari o minacciosi? In questo risiede la grandezza del quadro. Il quadro in realtà parla di persone che si presentano davanti a noi coi volti tirati, i nervi a fior di pelle. Questo è il significato forse profondo del quadro. Quel forcone potrebbe essere un'arma terribile. Potremmo paragonarlo nelle nostre menti alle baionette, l'arma della Prima Guerra Mondiale, quella che serve per scannare il nemico. Quell'agricoltore, che potrebbe essere un pastore presbiteriano, che so io, è uno che sì,
si presenta davanti a noi, ci guarda con sospetto e tutto sommato è come se ci minacciasse. Attenzione, l'ingresso nostro, che è un ingresso altro, in quel mondo dove loro stanno davanti a proteggerlo, a difenderlo, è apparentemente il mondo più severo, più puro, più pulito. Nello stesso tempo è minacciosissimo. È ancora un mondo che viene dalla guerra da poco trascorsa. Forse per proteggere noi stessi, per proteggere gli altri, però la componente di durezza che seduce in un modo terribile i visitatori, perché quel quadro è un giudizio, è una sorta di nuovo giudizio universale di Michelangelo trasferito nel XX secolo. Io vi posso giudicare, dice l'artista. Non lo dice, ma lo rappresenta. Teniamo conto di un dato. In quegli stessi anni, nel corso degli anni venti, era cresciuta in America a dismisura la figura di Norman Rockwell. Lo sapete chi è? Eh sì, è l'illustratore del Saturday Evening Post. Dal 1916, questo sommo maestro, questo disegnatore che se la batte con Grant Wood, assolutamente, era diventato l'illustratore della vita americana. Ma attenzione, Grant Wood è dell'Iowa, Norman Rockwell è un newyorkese e la contrapposizione, scusate, New York provincia, come si sente confrontando i prodotti dei due artisti. Pensate, nel 26, pochi anni prima, Rockwell aveva pubblicato la prima copertina a colori del Post, un evento storico, e la sua sanità del vivere, il suo amore per la quotidianità, la sua positività comunque è proprio il polo dialettico di ciò che vediamo in Grant Wood. E poi teniamo conto che immediatamente prima che Grant Wood formuli quella immagine spettrale, potente, granitica, c'è un personaggio che si sta infiltrando nell'immaginario universale ed è Mickey Mouse. Perché dietro a tutto questo c'è Walt Disney. Sapete che il primo film che consacra Mickey Mouse è del 28. Un attimo prima. Allora questo ci dà una idea molto semplice. L'America di quel momento è l'esatto equivalente della Firenze rinascimentale del 400, in cui tutte le diverse forme di rappresentazione del mondo stanno emergendo, dalle tragiche alle comiche, dalle più profonde alle più divertenti e fin svagate. Allora Grant Wood chi è? È un grande maestro di questo Rinascimento e come tale si presenta con quest'opera e noi lo percepiamo. Tutti sanno che il gotico americano è stato oggetto dei più disparati sfottimenti, parodie, ma certo, perché ciò che è grande è esposto a 360 gradi davanti al mondo e quest'opera continua a campeggiare con una evidenza terribile. La minaccia o l'accoglienza? Ma questo è il problema di cui parlava Sinclair Lewis. Pochi anni dopo il gotico americano, Sinclair Lewis pubblica il romanzo nel 1935 che si chiama It Can't Happen Here. Qui non può succedere. E sapete di che cosa parla? Del fatto che diventa presidente degli Stati Uniti un nazista, un pazzo criminale che vuole trasferire il metodo dei regimi dittatoriali europei, in quel momento in pieno sviluppo nel 1935, negli Stati Uniti d'America. Questo romanzo ci riporta al, diciamo, non voglio nemmeno dire al dramma dei nostri giorni, ma ai tormenti terribili dei nostri giorni. Tra l'altro nel romanzo di Sinclair Lewis un ruolo molto importante ce l'ha proprio il Messico, sempre il Messico latente e accanto all'impero americano. Ormai la parabola di Sinclair Lewis era già in corso di discesa e anche Grant Wood ormai aveva ben poco, la sua parabola era praticamente chiusa. È sintomatico e divertente pensare che Sinclair Lewis scomparirà una decina d'anni dopo Grant Wood, nel 1951. E sapete dove? Non nel Minnesota o in uno degli stati del Midwest. A Roma.